Benvenuti alla terza edizione della Via in Rosa. Abbiamo il piacere di avere con noi Mariangela Camucardi. Oggi la giornata sarà dedicata tutta al romance italiano e dalla viva voce di Mariangela abbiamo delle bellissime novità. Allora, Mariangela, dici subito qual è la novità più bella che ci dà in esclusiva? L'uscita in libreria di un mio romanzo, anzi di due romanzi, uno per Mondolibri e uno per Fanucci. Bellissima, anche perché ricordo che questo era uno dei tuoi desideri. Esatto, io un giorno ho chiesto al genio della lampada, mi è stato chiesto cosa avrei voluto, io ho espresso questo desiderio e il genio ha sentito e mi ha esaudito. Questo genio è innanzitutto Sergio Fanucci, ma anche Mondolibri con Marcella Meciani. E quindi che sensazione adesso provi? Questo desiderio che diventa realtà, dici tutto. Ma io ho sempre pensato che chi scrive la libreria è l'ambiente ideale di uno scrittore, perché nella libreria entri, c'è il profumo della carta, i libri, una magia che l'edicola non può dare. L'edicola ha una diffusione più grande per il pubblico, ma la libreria è magica, la libreria ha una sua magia che non, niente può eguagliare. Quindi io sono felicissima e sto vivendo in uno stato di grazia questa gioia. E a chi ti senti di dover dire grazie? Innanzitutto ringrazio le lettrici, perché di romanzo in romanzo per tutti questi anni mi hanno seguito, incoraggiato, comprato, fatta diventare migliore, perché ogni volta che io scrivevo un libro pensavo a loro, a quelli che leggevano, e quindi io ci ho messo sempre delle emozioni che vivevo in prima persona. Quindi io loro innanzitutto, e poi naturalmente Mariangela e la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, anche quando io vicino non ero con i miei personaggi, con le mie storie. Mariangela, visto che il genio della lampada ti esaudisce questi desideri, esprimene un altro. Un altro, ma un premio, un riconoscimento, 25 anni di lavoro, 30 romanzi pubblicati, due che stanno per uscire, una favola, altri romanzi che sto scrivendo. Io penso che chi scrive romance scrive comunque. Io sono una romanziera, io scrivo dei romanzi, non mi do delle etichette. Io penso che un riconoscimento anche da parte della cultura per questo genere che viene così snobbato ci vuole, perché noi siamo comunque scrittrici, autori a tutti gli effetti, non c'è una classe inferiore, una serie A, una serie B, una serie. Siamo solo scrittori e basta, trasferiamo sulla carta le nostre emozioni. E quindi, come ci sono i riconoscimenti per il noir, per il giallo, è giusto che ci sia anche per noi un riconoscimento di quello che scriviamo. Non solo per me, ma per tutte le autrici che fanno questo genere romantico, perché no? È giusto. Ultime battute. Un caro saluto lo vuoi lasciare alle tue lettrici che ti seguono da sempre? Ma certamente, le mie lettere, io devo dire grazie a loro, grazie, grazie, grazie. Io vi abbraccio, continuate a seguirmi, come ho detto tante volte, voi siete la mia forza, lo ripeterò sempre e sempre lo dirò. Grazie, grazie, grazie. E soprattutto grazie a Jul Ross che mi ha fatto questa bella intervista e mi porta anche fortuna tutte le volte.